Ciao a tutti, oggi prepareremo la cassata di panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panettone, ricotta, zucchero a velo, panna fresca, scorza di limone, gocce di cioccolato fondente e una dose di bagna per torte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero a velo 40 grammi e la panna che deve essere ben fredda. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo la ricotta, che deve essere ben sgocciolata. La dose di 80 g di zucchero a velo e la scorza di limone. E azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Trasferiamo la crema di ricotta nella ciotola con la panna. Aggiungiamo le gocce di cioccolato fondente. E amalgamiamo delicatamente. Mettiamo momentaneamente da parte la crema in frigorifero. Adesso posizioneremo le fette di panettone che abbiamo tagliato dello spessore di 2 cm in una teglia rivestita con pellicola trasparente del diametro di 24 cm. Una fetta intera la posizioniamo sul fondo. Schiacciamole bene facendole aderire alla fetta centrale. Inumidiamo le fette di panettone con la bagna. Adesso riprenderemo la crema dal frigo e la posizioneremo sopra le fette di panettone. Livelliamo bene con la spatola. Posizioniamo altre fette di panettone a copertura, schiacciando bene. Schiacciamo bene con le mani e adesso inumidiamo con il resto della bagna. Copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 2 ore. Abbiamo ripreso la cassata dal frigo, rimuoviamola dallo stampo e trasferiamola su un piatto da portata e decoriamola con lo zucchero a velo. Cassata di panettone. Grazie e alla prossima ricetta!